Tra le città medio-grandi del Lazio, Civitavecchia è quella con il tasso di occupazione più basso e con un tasso di disoccupazione tra i più alti. È quanto emerge dalla ricerca condotta dall'Istituto Nazionale di Statistica, che ha pubblicato i dati relativi alle medie dell'occupazione in Italia nello scorso anno. In ambito regionale, la città con meno problemi occupazionali è Roma. Il tasso di occupazione più basso è quello di disoccupazione tra i più alti. È la situazione del lavoro a Civitavecchia paragonata alle altre città medio-grandi della regione che emerge dall'indagine pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativa ai dati raccolti nel corso del 2023. Quella dell'Istat, una vera e propria stima sulla forza lavoro di ogni singola realtà, è una media di quanto avvenuto lo scorso anno sul piano dell'occupazione e della disoccupazione. Si parte dal tasso di attività, ovvero dal rapporto tra le persone appartenenti alle forze lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento. In questo particolare segmento Civitavecchia ha un tasso pari al 49,6%, il più basso. Guida la classifica Roma con il 53,8%, seguita da Rieti con il 51,5%, da Viterbo 50,8%, Latina 50,6% e Frosinone 49,9%. Anche riguardo al tasso di occupazione, i numeri non sono favorevoli a Civitavecchia. Pure in questa specifica classifica la città si piazza all'ultimo posto tra le città medio-grandi del Lazio con il 45,6%. È sempre Roma a primeggiare con il 50,2%, seguita da Rieti con il 47,9%, da Viterbo con il 46,5%, da Latina con il 46%, e da Frosinone con il 45,8. Va leggermente meglio per Civitavecchia se si osserva il tasso di disoccupazione, ovvero il rapporto tra le persone in cerca di lavoro e il numero degli abitanti. In questo contesto la situazione peggiore si registra a Latina con il 9%. Seguono Viterbo con l'8,6%, Civitavecchia e Frosinone con l'8,1% e Rieti con il 6,9%. Il tasso di disoccupazione più basso, ovvero la situazione migliore, si riscontra a Roma con il 6,6%. Insomma, Civitavecchia non esce complessivamente bene dall'indagine condotta dall'Istat che, ripetiamo, fa riferimento al 2023. Lo sottolineiamo perché lo scorso anno il ciclone Torre Nord non si era ancora abbattuto sulla città. E quindi la situazione è destinata purtroppo a peggiorare. Un 38enne civitavecchiese si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato con l'eliambulanza in seguito ad un incidente avvenuto nelle campagne della periferia cittadina, in particolare al Casaletto Rosso. L'uomo stava lavorando con il trattore in un terreno della zona quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato. A dare l'allarme è stato un confinante che ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto, come detto, è arrivata un'eliambulanza del 118 che ha trasferito il 38enne nel grande ospedale Capitolino. Le sue condizioni comunque non sembrano gravi. Fortunatamente, infatti, l'uomo non è rimasto schiacciato dal pesante mezzo e ad un primo riscontro non sembra aver riportato lesioni importanti. Dal bollino giallo delle ondate di calore all'allerta meteo, il tutto nell'arco di sole 24 ore. La Direzione Emergenza Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ha infatti emesso un'allerta gialla per buona parte della giornata di oggi in tutto il territorio del Lazio. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie su zone meridionali e orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge che prevede importanti modifiche alle norme in materia di polizia locale, istituendo l'Accademia regionale di polizia locale del Lazio al posto della precedente Scuola regionale di polizia locale.
Il provvedimento stanzia inoltre 150.000 euro per il 2024 e 425.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati al funzionamento e alle attività dell'Accademia. Questa nuova forma rappresenta un investimento significativo nella formazione e professionalizzazione degli agenti, dichiara la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Emanuela Mari, rafforzando la sicurezza e l'efficienza delle istituzioni locali. L'istituzione dell'Accademia di Polizia Locale è un riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dagli agenti nelle comunità. Grande partecipazione di giovani sabato scorso a Tolfa alla quinta edizione dell'iniziativa Hanuman, la foresta delle idee, promossa dal parlamentare di Forza Italia Alessandro Battilocchio e svoltasi presso il convento dei Padri Cappuccini. Presenti, tra gli altri, il segretario nazionale degli Azzurri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e il capogruppo alla Camera di Forza Italia Paolo Barelli. Uno speciale sull'iniziativa andrà in onda nei prossimi giorni sul canale 99 di TRC. Tra i relatori anche Paolo Poletti, sentiamolo in questa intervista. Con Paolo Poletti, che ha parlato qui alla convention di Tolfa di intelligenza artificiale. Ecco, qual è la frontiera dell'intelligenza artificiale e qual è il riscontro che hanno i giovani rispetto a questo tema? Allora, per i giovani sarà sicuramente un'occasione di lavoro, gli abbiamo spiegato come avvicinarsi a questa forma intesa come occasione di lavoro, mancano molti programmatori, quindi per i giovani c'è grande spazio. Per il resto devono capire che l'intelligenza artificiale non è una tecnologia come le altre, è una tecnologia che è in grado di ridisegnare il mondo, così come la nostra mente, in base all'esperienza e ai dati che possiede, elabora concetti, quindi ridisegna il mondo. Quindi l'intelligenza artificiale entra a pieno titolo a far parte della nostra cultura e quindi, stranamente, l'intelligenza artificiale richiede consapevolezza, richiede investimenti in cultura, perché senza cultura non si può utilizzare l'intelligenza artificiale, non si è in grado di porre all'intelligenza le domande giuste che servono e quindi le interazioni tra intelligenza e cultura sono un punto molto forte, molto positivo, ma anche molto critico. E quindi l'investimento in cultura serve a utilizzarla meglio. L'uomo è sempre comunque al centro del progetto, quindi anche quando si parla di intelligenza artificiale. L'uomo è sempre al centro del progetto, deve mantenere la capacità di aggiornamento, di analisi, di sintesi, di senso, e questo gli serve per utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale. E questo è il periodo in cui si inizia a muovere più concretamente il mercato. Un po' di pazienza e più avanti comunicheremo ai nostri tifosi le novità della prossima stagione. Sono le prime parole dopo l'annuncio dei giorni scorsi di Francesco Casadio, da capo allenatore della Cestistica. Il club rossonero ha attraversato delle settimane di difficoltà dopo il forte ridimensionamento del budget e sta lavorando a fari spenti per costruire il roster della prossima stagione nella nuova C interregionale. Si è chiusa con tante emozioni la prima settimana di partite alla città di Civitavecchia, organizzata dalla Centum Celle nella piscina scoperta di San Liborio. È appena iniziato il girone di ritorno nella prima fase. Nel gruppo A conducono Olanda e Serbia con 6 punti, mentre la Croazia è ancora a 0. Nel B guida la Spagna con 6 punti davanti ai 4 della Grecia e all'Ungheria a quota 1. Domani riprenderà il torneo con Olanda-Serbia e Ungheria-Spagna. Mercoledì l'ultima giornata, giovedì le semifinali e venerdì le finali. A pochissimi giorni dalla cerimonia di apertura è anche tempo di pronostici per le Olimpiadi di Parigi e anche per i civitavecchiesi che parteciperanno all'evento. Sono quelli che ha realizzato il noto portale sportivo OA Sport, che vede 2 medaglie di bronzo per la nostra città ai giochi. A ottenerle sarebbero Manila Esposito nel concorso generale a squadre per la ginnastica artistica e coach Adriano Stella tramite il successo di Nicolo Renna nella classe foil nel windsurf. Stando ai pronostici rimarrebbe a secco solo Marco Dellungo, in quanto il settebello di pallanuoto non viene riportato sul podio, che sarebbe ad appannaggio in ordine di posti a Spagna, Ungheria e Croazia.